Salve, sono David Heber, presidente dell'Herbalife Nutrition Institute. Parliamo di un argomento fondamentale per il benessere generale e per la qualità della vita, la salute del cuore. Il cuore svolge un ruolo centrale nel sistema circolatorio, ma spesso le persone non fanno abbastanza per mantenere il proprio cuore sano. Condurre una vita sana, una dieta bilanciata, fare esercizio regolarmente, perdere peso, tenere sotto controllo l'assunzione di alcol e smettere di fumare sono le cose fondamentali per prenderti cura del tuo cuore. L'alto tasso di colesterolo nel sangue è un fattore di rischio nello sviluppo di malattie coronariche. Ecco perché è così importante mantenere tutti i livelli sani e sotto controllo. Che cos'è il colesterolo? Beh, non è un qualcosa di totalmente negativo. Questa sostanza grassa naturale viene prodotta dal fegato e si trova anche negli alimenti come carne, latticini e uova. Il colesterolo svolge un ruolo fondamentale nella formazione cellulare. Produce anche vitamina D, ormoni e bile per la digestione. Possiamo definirlo un bene e un male allo stesso tempo. Il colesterolo è trasportato all'interno del corpo dalle proteine, che si trasformano in lipoproteine. Lo stile di vita e le scelte dietetiche influenzano le lipoproteine, rendendole buone, ovvero ad alta densità HDL, o cattive, cioè lipoproteine a bassa densità LDL. Prima di capire come abbassare il tasso del colesterolo, guardiamo quali sono i livelli alti e quelli raccomandati. Il colesterolo nel sangue è misurato in unità chiamate millimoli per litro di sangue, milligrammi per decilitro di sangue o grammi per litro di sangue. Come standard generale, i livelli di colesterolo totale dovrebbero essere di 5 millimoli per litro o 200 milligrammi per decilitro o 2 grammi per litro o meno per gli adulti sani e 4 millimoli per litro o 155 milligrammi per decilitro o 1,5 grammi per litro o meno per quelli ad alto rischio. E per LDL, 3 millimoli per litro o 115 mg per decilitro o 1,2 grammi per litro o meno per gli adulti sani. E 2 millimoli per litro o 80 mg per decilitro o 0,8 grammi per litro o meno per quelli a rischio elevato. La quantità di colesterolo nel sangue, colesterolo totale, HDL e LDL, è facile da misurare con un semplice test del sangue che può essere fatto con il proprio medico, in ospedale o presso una qualsiasi farmacia. Il modo più veloce per misurare il colesterolo è un test semplicissimo e molto veloce che richiede una sola goccia di sangue, generalmente presa bucando un dito. Assicurati che il test ti dia i valori totali di colesterolo e LDL per avere un quadro completo. Quindi, cosa possiamo fare per abbassare il livello di colesterolo? 1. Fai esercizio, metti il tuo corpo in movimento. Gli studi dimostrano che anche una moderata attività fisica può rafforzare il tuo cuore. Anche se non ti piace fare sport o andare in palestra, anche una semplice camminata può fare la differenza. Prova diversi tipi di esercizi, trova quelli che fanno per te e falli diventare una routine nella tua vita. 2. Mangia sano. Dimentica i fast food e crea una tua dieta sana con giuste proteine, acidi grassi e omega 3. Tanta acqua, frutta e verdura. Parlando di omega 3, concentrati particolarmente sull'acido eicosapentaenoico e sull'acido docosahexaenoico, che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Il salmone e lo sgombro ne sono entrambe ottime fonti e ricorda di non saltare i pasti. Mangia piatti più piccoli ogni 2 o 3 ore e cerca di mangiare meno 3 ore prima di andare a dormire. A proposito di dormire, 3. Riposati, ricaricati e ringiovanisciti. Il poco sonno influenza tutte le funzioni del corpo, compresa quella cardiaca. Resisti alla tentazione di ritagliarti 1 o 2 di sonno quando sei impegnato. Le 8 ore al giorno che si passano a dormire sono le più produttive per il tuo corpo, per riposarti e per ricaricarti. 4. Perché non aggiungi Herbalife Line Max alla tua dieta? Contiene una miscela esclusiva di lipidi marini altamente raffinati con entrambi i tipi di acidi grassi omega 3. La combinazione esclusiva di questi oli di pesce altamente raffinati e sostenibili include oli essenziali di timo e menta piperita per ridurre al minimo ogni retrogusto. 5. Beta Heart è un preparato per bevanda in polvere senza zuccheri, senza edulcoranti artificiali, che può essere mescolato con acqua, succhi di frutta o aggiunto al tuo frullato Formula 1 preferito. Beta Heart contiene l'ingrediente chiave Hotwell Beta Glucano. È stato dimostrato che il beta-glucano di avena abbassa il colesterolo nel sangue. L'efficacia dei beta-glucani d'avena è validata dalla Fondazione Italiana Cuore e Circolazione. Il beta-glucano di avena ha dimostrato di abbassare il colesterolo nel sangue. L'ipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche. I beta-glucani contribuiscono al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue. L'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 3 grammi di beta-glucano dell'avena. Le malattie coronariche hanno tanti fattori di rischio e l'intervento su uno di questi fattori può avere o meno un effetto benefico. Ricorda che anche i campioni hanno bisogno di fare esercizio fisico, una dieta equilibrata e un buon riposo.